Salve a tutti. Siccome in questi giorni ho ricevuto tante tante segnalazioni di persone che continuano a chiedermi chi è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Mestrino, allora ho deciso di realizzare questo video per presentarmi. E lo faccio in un contesto che dovrebbe poi diventare molto familiare a tutti. Questa casa alle spalle, la vedete? È il municipio. È la ragione per cui io mi sto candidando. Chi sono io? Mi chiamo Manuela Provenzano, ho 44 anni, abito a Mestrino e faccio due lavori. Mi alzo la mattina molto presto, vado a Selvazzano Dentro dove lavoro come educatrice in un nido privato. Dopodiché all'una prendo la mia macchina, mi trasferisco a Padova, all'Istituto dei Padri Rogazionisti di Padova, dove insegno come doposcuolista. Finita questa mia attività, in genere mi occupo di mia figlia, che fa ginnastica a Selvazzano, torno a casa, mi occupo per quel poco che può servire la gestione della casa, dopodiché mi dedico il resto del tempo al Movimento 5 Stelle. La mia passione per il 5 Stelle è iniziata circa 6 anni fa, quando sono arrivata a Mestrino. Ho conosciuto diverse persone che come me condividevano questo interesse e soprattutto che come me volevano una politica semplice, fatta da persone che parlavano chiaro. Oggi ho scoperto che ce ne sono tante di queste persone e la mia candidatura nasce in virtù di questo. Vogliamo riportare le persone vicino alla cittadinanza, al comune, a tutto quello che è la vita pubblica di un territorio, perché è dal piccolo che poi si creano grandi progetti. Vedete quella casa lì? È la casa alle mie spalle? Questa qui, ho imparato, è la casa del comune, il vecchio comune. Per chi abita a Mestrino da tanti anni sa che è il vecchio comune. Mi sono sempre chiesta perché una struttura del genere, che dovrebbe essere la carta di presentazione di Mestrino, il nostro fiore all'occhiello, come ci sono in tutti i comuni qui della zona. Pensate a Rubano, a quanto valorizza la torre del suo comune, anche Selvazzano che da poco ha finito i lavori di ristrutturazione. Mi chiedo come mai qui nessuno ha pensato di fare niente. Ci sono tanti giovani creativi nel nostro territorio, tante persone che potrebbero realizzare un grande progetto e noi stiamo pensando proprio a questo, di realizzare per il Movimento 5 Stelle, per la nuova amministrazione di Mestrino, un progetto proprio per il rinnovo di questa struttura, perché Mestrino ha bisogno di nuovo di riaprire le porte, soprattutto le finestre, e far entrare aria nuova in quella casa lì dietro di me che vi ho mostrato prima. Ragazzi, siamo nel 2018, ma ve ne siete accorti o no che fuori dai nostri confini la vita va avanti veloce? Ci sono amministrazioni che riescono a fare delle grandi cose e noi l'unica cosa che siamo riusciti a fare è mettere una scritta comune di Mestrino qua. Triste, è molto triste. Pensate per un attimo che cosa sarebbe di questa casa. Mi chiedo quanti ragazzi che stanno guardando adesso questo video direbbero: sai che c'è? Ci potremmo fare delle aule studio, che ne so, delle sale di registrazione di musica e far diventare questo di nuovo il cuore pulsante di un'attività non solo culturale, ma anche ricreativa, associativa. Poi ragazzi, se avete qualche altra idea, basta scrivere, sapete, basta venire sulle nostre pagine Facebook o scrivere direttamente a me. Vi ripeto, Manuela Provenzano, Movimento 5 Stelle Mestrino, il 10 giugno andate a votare.